Siamo con Zuccarini, allenatore del Latina Under 16, amichevole contro la rappresentativa Lievi, un anno più grandi, tante cose buone perché nel primo tempo voi avete resistito comunque anche con un anno di inferiorità, tra virgolette. Sì, no, sono test importanti, fatti sotto età contro, tra virgolette, la nazionale regionale 2000, quindi sì, un buon test, indipendentemente dal risultato abbiamo retto botta, soprattutto nel secondo tempo abbiamo preso rosso sul calcio piazzato, quindi va bene, diciamo, buon test prima della gara del campionato, che è quello che ci interessa. Meglio scorsa brutta trasferta a Perugia, la prossima avete l'Avellino in casa, c'è voglia di rifarsi soprattutto? Sì, domenica non meritavamo, eravamo in vantaggio a 10 secondi dalla fine del primo tempo, ci siamo fatti coda soli, abbiamo preso un autogol e quello un pochettino ci ha un po' demoralizzato. Siamo entrati nel secondo tempo con non con la, col piglio giusto e abbiamo preso il secondo gol dopo 2 minuti, quindi un 1-2 praticamente nel giro di 2 minuti e mezzo, 10 secondi alla fine del primo tempo, che se fossimo riusciti a finirlo in vantaggio secondo me si poteva portare a casa la gara. Dispiace perché poi il Perugia è quinto in classifica, sesto in classifica, eravamo a pari punti a 23, adesso loro sono a 26 a pari col Palermo, quindi era uno scontro diretto importante, però già a 7 gare dalla fine arrivare a giocarci qualcosa di carino è motivo d'orgoglio per tutti i ragazzi. Insomma. Io qua che volevo arrivare, lei ha preso un gruppo a inizio anno che nella scorsa stagione aveva faticato e non poco, l'ha ricostruito, l'ha rimesso in piedi e adesso forse quasi a sorpresa sugli altri gruppi si sta giocando i playoff. Sì, ma indipendentemente da quello che è successo l'anno scorso, i ragazzi e lo staff abbiamo lavorato, non nego, tra mille difficoltà che tutt'oggi conoscete tutti purtroppo, e questo quindi è tutto merito loro, insomma, i sacrifici dei ragazzi e anche dello staff e di noi tutti, perché a Latina in questo momento c'è da stringere un po' i denti, speriamo di riuscirci da qui alla fine. Insomma.